Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, pronti per continuare su Gundam Breaker 4 in versione PlayStation 5. Non ci si ferma mai e si va avanti. Allora, adesso vi spiegherò un attimino come proseguirà diciamo questo gameplay. Adesso faremo una missione di storia, ok? E poi ne faremo faremo un incarico, insomma. Quindi si continua per il momento con la storia qui, ragazzi. Per il momento, ecco, qui non ho preso il grado S, ma non fa nulla. Quindi, capitolo 2, missione nuova, e vediamo un po' cosa succederà. Ci sarà una cutscene, qualcosa? Molto probabilmente sì. Eccoci qui, ragazzi. これでうちのメンバー勢揃いだね。確かタオとシーナは会うの初めてだよね。はい。このクランでは一番の経験者だとお伺いしております。よろしくお願いしますね、タオさん。お、はい、よろしくお願いします。 えらい仕上がり綺麗ですけど、結構お金がかかってるんやない？いきなりお金の話とか聞く？タオってデリカシーないな。いや、せやかてほんまに仕上がりが綺麗やねんもう。構いませんよ、タオさん。やるからには良い道具を使いなさいと 両親からも教えられておりますから、おっしゃる通り高品質なものを使わせていただいております。パーツや工具については家の物が手配してくれておりますので、値段までは分かりませんが、あ、組み立ては自分の手でやってますよ。家の物って？ お手伝いさん的な方ですかね。それ普通じゃないでしょう。やっぱりシーナってお嬢様なの？お嬢様がどういう定義なのかは分かりませんけれど、金銭的な意味では恵まれているとは思います。ただ他の部分で様々な制約はあります。 それって <笑>余計なことまで喋ってしまいましたね。シーナはお嬢様で、リンはお嬢様じゃないの？リリン、それどういう意味で言ってんの？そういえば私、リリンさんとも初対面ですね。 お話は伺っておりましたが、本当にリンさんとウリ二つ。いえ、同じデータに見えますわね。よろしく、シーナ。仲良きことは美しきかな。実にいい雰囲気だね。ナチュラルにミスターも混じってるし、随分濃いメンバーが揃ったね。 リンも負けず劣らずや思うけどね。ちょっと、こんな濃いおっさんと一緒にしないで。それにしても、これだけ集まると統一感ないな。個性があるってことでええやん。これから絶対面白くなるで。まあせっかくやし、今日は二手に分かれてミッションに行こうか。 そうだね、やりたいミッションなって違うかもしれないし、みんなの希望を聞いてチーム分けしてみよっか。あんたとミスターが一緒なんだね。よし、頑張ろう。私がいるからには心配はいらないよ。 大船に乗ったつもりで任せておきたまえ。
大船というか泥船にならないといいけど。ミスターってなんかうさんくさくて信用ならないんだよね。あっちもあっちで前途多難そうだし、タオなんてガチガチじゃない？女の子二人と一緒なんて、どうしたらいいやろうか。タオさん、本日は勉強させていただきますね。任せとき。僕がリードするから存分に学んでや。頑張ろう。まあタオは大丈夫かな。うまくシーナがフォローしてくれそうだし。でもリリンはどうかな。腕はいいけどどこか抜けてるし。別にリリンの心配とかじゃないし。いいから行くよ。もうははははは、今日は楽しくなりそうだね。Perfetto ragazzi, pronti per la missione? Speriamo che vada come deve andare, quindi con una vittoria. Il mio Gunpla qui, chiamiamolo così, dai, è modificato. Vediamo se si comporterà bene in battaglia. Vediamo in battaglia in che modo si comporterà, ragazzi, perché altrimenti potrei tornare con dei pezzi un po'. Però avrei dovuto vendere dei pezzi minori. Vabbè, poi mi sono dimenticato di farlo. Lo farò nella prossima sede, insomma. Allora, ecco la missione. E vabbè, qui dobbiamo proteggere. Lo conosciamo bene, insomma. Vai. Qui bisogna proteggere un po' tutto, eh. Vabbè, un po' tutto. Bisogna proteggere questo qui, quindi. Stai buono. Sono un po' di mech qui, eh. Diciamo che al momento siamo abbastanza potenziati per farci rispettare. Sì, credo proprio che siamo messi abbastanza bene, quindi siamo messi abbastanza bene. Va bene così, ragazzi, va molto bene così. Cosa vuoi fare? Non ho ben capito. Non l'ho ben capito, ragazzi, lì, quindi proviamo. Comunque siamo molto sono abbastanza potenziato per cercare di fare questa missione nel migliore dei modi, eh. Nel migliore dei modi. Poi vediamo, insomma. Poi bisogna vedere e capire un po' tutto. Comunque andremo avanti nella storia. Anche se tra un po' credo che dovrò ripetere qualche missione per livellare un po', eh. Non lo so, ragazzi, non per livellare, per sbloccare qualche altro componente. Comunque questo poi lo farò in separata sede su missioni già completate. Ma finché riusciremo ad andare avanti così, credo che tanti problemi non dovrebbero esserci, insomma. Poi bisogna sempre capire e vedere quello che ci troveremo contro. Ecco, il nemico, la potenza. Ah, e adesso? Vai, proviamo a colpire come si deve. Ragazzi, proviamo. Fantastico, fantastico, va bene così. Ha qualche barra di energia, ma comunque io adesso sono curioso di vedere la boss fight di questo livello, perché se mai ci sarà una boss fight, non è di certo adesso, ma bisogna ancora andare avanti. Anche perché qui siamo ancora nella prima ondata, quindi siamo ancora nella primissima ondata, quindi ne abbiamo ancora da fare qui, Ne abbiamo ancora da fare qui, ragazzi, senza tanti problemi. Veramente senza tanti problemi, quindi mamma mia, però. Mamma mia. L'importante è che comunque mi divertirò in qualche modo, ma che vi divertirete anche voi. Ah, ne escono qui di
di nemici primarie. Ma non è un problema, ragazzi, non è un problema, perché tanto vedo che sto affrontando la missione veramente in un certo modo, quindi vai. Ora sì che mi diverto, eh. Beh, ora, vabbè che fino adesso ci siamo divertiti abbastanza, quindi mi sono divertito abbastanza, ma abbiamo ancora tanto da fare qui, eh. Abbiamo ancora, ho tanto da fare, non so voi cosa pensate, ma la missione credo che sia bella impegnativa, eh. Credo proprio di sì. Credo che sarà impegnativa ad un certo livello qui. Eh sì. Potrebbe sicuramente essere impegnativa, però va bene, dai. Va più che bene. Va più che bene, ragazzi. Vediamo un po'. Mamma mia. Mamma mia, però. Ok, ok. Il danno inizia a sentirsi qui, eh. Il danno inizia inizia a sentirsi in maniera possente, quindi siamo pronti per continuare? Sono pronto per continuare. Siamo pronti, se siete pronti anche voi. Io sono prontissimo. Quindi va bene in questo modo. E andiamo. E andiamo. Su Gundam Breaker, ragazzi, mi inizio a gasare veramente tanto, perché comunque è un robot che ho sempre amato, quindi sin da piccolo, quindi ci mancherebbe che per me giocare ogni capitolo di Gundam Breaker è quello che è sempre un onore, un onore. Cosa dovete fare qui? Ma io non so cosa si sono messi in testa, se magari vogliono sconfiggermi, vogliono fare i prepotenti. Io non l'ho ben capita la questione, non l'ho ben capita. Non l'ho ben capita. Vediamo un po'. Ok. Molto molto bene. Molto molto bene, sì. Veramente molto molto bene. Ok, ho ben capito che è vulnerabile, però bisogna stare attenti qui, perché abbiamo dei nemici che comunque attaccano da ogni lato, quindi bisogna stare un po' attenti. Anche perché dopo questa ondata dovrebbe esserci la boss fight per chiudere il livello, poi secondo me è così, ragazzi, poi lo scopriremo, tanto non è che manca poi così tanto, eh. Per scoprire tutto non manca poi così tanto. Vediamo un po'. Tanti saluti. Sono il più forte, quindi. Ah, nemico in avvicinamento, quindi adesso. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Ovviamente io mi occuperò del capo, no? Io mi occuperò di quello più forte, come sempre. Come sempre. È sempre così che vanno le cose, sì. È sempre così, quindi. Vediamo un po'. Vediamo un attimino. Ok. Ok. Vedo che sono potenziato abbastanza bene. Ho dei componenti che picchiano, che sanno il fatto loro, sì. Ho dei componenti che sanno il fatto loro, sì. Sono sincero. Ondata 2 completata. Adesso però, secondo me, ci sarà la boss fight principale.
Non so che tipo di boss andremo ad affrontare, però andiamo, insomma. Vediamo un po'. Boss in avvicinamento. Per il momento, ragazzi, ho imparato quasi tutto a memoria, no? Sappiamo che il boss... Ah! Addirittura sono in due. Vabbè, ne prenderò uno, ragazzi. Cosa vi devo dire? Di uno me ne occuperò io, degli altri ve ne occuperete voi, quindi... Degli altri ve ne occuperete voi tranquillamente. Speriamo bene qui, perché tanto... Sappiamo che da fare c'è molto, eh. Eh no, da fare c'è veramente molto, ragazzi. Qui non è che... Non è che, insomma... Mamma mia. Sono troppi nemici, eh. No, va bene, sono troppi, ma... Io sono contento di questo, sono veramente contento perché... So di poter fare bene, quindi... Ok. Ok. Ondata 3 completata, ragazzi. Che potenza. Ma che potenza. Che potenza. Vediamo. Vediamo. È stata una missione abbastanza buona, eh. Vai, trofeo sbloccato. Wow, ma quanti punti, ragazzi. Ma quanti punti. Wow. Mamma mia. Andiamo, andiamo. Incassiamo tutto. Nuovo tipo di arma, attenzione. Il Greatsword, vediamo un po'. Le armi possono accumulare combo senza interruzioni durante gli attacchi, consentendoti di causare danni consecutivamente. Inoltre, le Greatsword hanno un attacco caricato su 3 livelli che esegue un attacco diverso a seconda del livello con cui è rilasciato. Esempio: attacco caricato su 3 livelli. Input attacco a pressione lunga cambia in base al tempo di input. Attacco con fendente verso l'alto, input attacco, vabbè, ragazzi, non è che possiamo... Vai, vediamo un po', vediamo un attimino. Non so se ci sarà una cutscene, magari probabilmente sì. Ah, probabilmente no. Allora, andremo a cambiare qualche componente e poi andiamo subito a fare un'altra missione, non di storia, ma... Vabbè, ci siamo capiti. Poi devo vendere un po' di componenti qui, ragazzi. Vediamo un po'. Vediamo, se possiamo... Vediamo un po'. Perfetto. Equipaggia. Ah. Perfetto. Andiamo a vedere un po' quello che possiamo fare, quello che possiamo migliorare, giustamente, perché qui bisogna sempre migliorarsi, ragazzi, in tutti i campi. Vai. Ah. Ragazzi, qui pian pianino stiamo facendo tanto, sto facendo abbastanza, quindi... Sempre molto interessante, ci mancherebbe. Ok. Andiamo avanti qui. Vediamo,
non è detto che anche qui non ci sia qualcosa che mi dà un po' più di potenza, e quindi è infatti no, qualcosina c'è ragazzi, c'è sempre qualcosina di meglio. C'è sempre qualcosina di meglio, ascoltate il vostro Diablotex, c'è sempre qualcosina di meglio da fare. Aspettate, non è ancora finita, ok. Non è ancora finita, ma qui ci stiamo mettendo un po' più di tempo perché non ho venduto i componenti. Poi lo farò in separata sede, quello che non occorre ci penserò io, non vi preoccupate. Nel prossimo episodio non vedrete più tutto questo bordello di componenti da equipaggiare, insomma. Anche perché oramai ci sono anche componenti molto inutili, no? Eh no, qui... andiamo un po' qui. E lo so ragazzi, un po' di pazienza e andremo in missione, no? Anche perché questo fa parte del gioco ed è anche molto bello vedere e osservare tutte queste cose, no? Dal mio punto di vista. Allora, credo che anche qui non ci sia nulla da equipaggiare. Forse da equipaggiare non credo ci sia qualcosa, quindi vediamo. Ok, perfetto. E invece qualcos'altro da equipaggiare? C'era qualcos'altro? E vabbè, il livello della batteria del DualSense è quanto mai, ragazzi? E quanto mai non è scarica? Ma ditemelo voi, ma quanto mai? Perfetto. Vediamo un po' qui. Ok, sembrerebbe che lì si sia salita qualcosa, e quindi di potenza intendo, non di altro. E beh, diamo un'occhiata. Ok, perfetto. Allora ragazzi, modifiche applicate e adesso possiamo andare a fare un'altra missione, ovviamente non di storia, non di storia, ve l'ho detto prima, ve l'ho detto in precedenza, ma andiamo... missione in carico, ok? Anche perché vedete ne abbiamo fatte poche, una, ne abbiamo fatta una sola ragazzi, quindi voglio dire insomma, possibile che ne abbiamo fatto solo una? Eh sì. Vabbè, tanto qui richiede un livello... via! Possiamo avviare la missione. Buon divertimento a tutti, ragazzi. Vediamo il tempo che ci vorrà. Vediamo. L'importante è divertirsi, ma... soprattutto vincere. Poi magari in alcuni gameplay possiamo fare anche tutte missioni incursione. Poi si... no, incarico. Missioni incarico. Poi possiamo tornare nelle missioni storia. Insomma, ragazzi... io prevedo che saranno molti molti gameplay, e poi non dico nulla, magari posso anche sbagliare, ma prevedo che sia un titolo veramente che voglio portare nella maniera più completa possibile sul mio canale YouTube, quindi... allora, qui ci siamo potenziati, ve lo dico, qui ci siamo potenziati di poco, non è che abbiamo fatto chissà quanto, Non è che abbiamo fatto... grandi cose di... non abbiamo fatto grandi cose, ma comunque va bene. Ma comunque... allora, dove sono altri nemici? Qui. Sono qui altri nemici, vediamo un attimino. Ma che bello. Ma che bello. Che bello, ragazzi. Ma che resistenza. Ma che resistenza. Ma che divertimento. Ne arrivano altri? Magari. Ne arrivano altri, sì. E questo cosa cerca adesso?
se cerchi rogne le hai ben trovate, quindi stai tranquillo, perché se cercate rogne mamma mia, il divertimento qui è assicurato, ragazzi, è molto assicurato, quindi voglio dirvi che possiamo fare di tutto e di più qui, sì, di tutto e di più possiamo fare, vediamo un po', mamma mia, ecco, questo è un nemico con un po' di potenza, ma che però abbiamo mandato giù senza tanti problemi. L'ho mandato giù senza tanti problemi. Si va nell'area successiva. Tanto anche qui saranno tre ondate, credo. Più o meno siamo su questo livello qui. Più o meno siamo su questo livello, ragazzi. Quindi cerchiamo di vedere e di capire un po' il da farsi. Allora, vediamo un po'. Mamma mia. Bisogna colpire in maniera possente. In maniera possente, sì. Cosa bisogna fare? Adesso vediamo. Stiamo tranquilli perché qui, insomma, io vorrei divertirmi, non so voi, ma io vorrei divertirmi, quindi ne abbiamo di nemici qui, nemici allo sbaraglio, molto allo sbaraglio, quindi andiamo. Non so se dopo di questi saranno, no, non credo che finiranno qui, assolutamente non credo che finiranno qui, ho questo presentimento. Wow, magistrale, ragazzi. Comunque i modelli sono fatti veramente benissimo. Sono fatti per... No vabbè, ragazzi, un gioco che io vi consiglio, ve lo consiglio veramente alla grande. Sì, alla grande ve lo consiglio. Vi consiglio questo titolo veramente. Per chi ama anche Gundam, non può farne a meno. Non può assolutamente farne a meno, quindi sono molto più forte, quindi abbiamo finito anche questa ondata. Avremo un'altra ondata da fare? Molto probabilmente sì. Molto probabilmente vedremo cosa succederà, perché comunque siamo qui, siamo pronti. Io sono pronto, non so voi, non so voi, ma io sono prontissimo alla distruzione. Vai, boss fight oppure... Spero ci sia una boss fight. Mamma mia, sono in tre. Sono in tre. Andiamo. Sono in tre qui, tranquilli, perché non fanno paura a nessuno, quindi anche perché siamo ben potenziati, quindi voglio dire, sono ben potenziato. Sono super potenziato. Vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi. Sto portando a termine questa missione veramente con una... in maniera suprema. Ok, ondata numero 3. Grado S. Ma sinceramente era molto prevedibile. Era molto prevedibile che il grado S sarebbe arrivato senza problemi. E adesso credo che saliremo anche di livello costruttore, perché non è che manca molto, Manca un pochi punti esperienza, quindi credo che sia la volta buona. Wow. Emblemi a non finire qui, Vediamo un po'. Vai, grado 6.
Abbiamo sbloccato qualcosina. Direi anche più di qualcosina, eh. Direi anche più di qualcosina. Poi andrò a smantellare le armi che non servono, l'equipaggiamento che non serve, ma quello lo farò per fatti miei, perché per non rendervi un po' noioso il gameplay, ragazzi. Allora, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Gundam Breaker 4 in versione PlayStation 5. Come sempre vi ringrazio per il vostro fantastico supporto, vi do appuntamento ad un prossimo episodio su Gundam Breaker 4 che non tarderà ad arrivare. Vi ricordo come sempre che se vi farà piacere di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti, appuntamento ad un prossimo episodio, come sempre in compagnia del vostro inimitabile Diablotex. Ciao!